riesci nemmeno a attraversare una strada, da tante persone ci sono, a sederti in un bar perché devi fare una coda di mezz'ora e sei schiacciato come una sardina. A pochi giorni dalla riapertura della Via dell'Amore nelle Cinque Terre, passeggiata a picco sul mare, chiusa da 12 anni per rischio crolli, come ogni estate in questi borghi liguri, tra bellezza e fragilità, torna a farsi sentire il problema del sovraffollamento turistico. Quando arrivano tutti questi gruppi, di qua non si passa. Qua è un morde e fuggi, vengono, fanno la classica foto famosa, stanno veramente massimo una mezz'ora. All'interno dei tre comuni delle Cinque Terre vivono circa 3.500 abitanti e ogni anno ricevono 3 milioni di visitatori, e abbiamo dei picchi di 13.000 visitatori al giorno, soprattutto in estate e in primavera. Chi oggi ha un'attività del commercio ha piacere che il turismo continui a lungo e che non sia un turismo che andrà poi a morire. C'è il rischio di spremerli. C'è il rischio di spremerli, esattamente. È una situazione di disagio che colpisce in alcuni giorni tanto i residenti quanto i turisti. Ma inizia a preoccupare anche chi con il turismo ci lavora. Ogni giorno vedo gruppi non di 15 persone, ma di 40, 50, 60. Tu rappresenta, ogni giorno ce n'è uno nuovo. Se si vuol fare qualcosa bisogna prendere il toro per le corna, ma il toro è quello lì. Le folle oceaniche di visitatori logorano i sentieri. Ci sono sentieri che si sono abbassati anche di 20 centimetri. Il comune ha messo l'affollamento nel piano di protezione civile, per cui ci sono delle situazioni in cui si blocca l'accesso ai turisti e alle persone in certe zone di sovraffollamento. Noi abbiamo messo dei controlli all'inizio e alla fine dei sentieri. Facciamo in modo che quando la densità di fruizione supera i 600 passaggi all'ora viene chiuso il sentiero. Per correre ai ripari prima che sia troppo tardi, Ente Parco e Comuni chiedono maggiore trasparenza e condivisione dalla Regione e avanzano l'ipotesi per il futuro dell'inserimento di una tassa d'ingresso. Cioè una specie di tassa di sbarco che ci consentirebbe di attrarre ulteriori risorse per l'assetto idrogeologico, ma allo stesso tempo per avere anche una registrazione di tutti gli arrivi.